Nella relazione il Presidente ha detto che noi siamo associati a una rete nazionale che si chiama Federuni. Fino ad alcuni anni fa il Presidente nazionale della Federuni era un sacerdote in gamba, è venuto spesso a Conversano. Adesso, sì, Monsignor Dal Ferro, adesso Presidente della Federuni nazionale è la professoressa Fra Leonardo, che però stasera non c'è. Ma ci ha mandato un saluto, una relazione, questo lo leggi tu. Ma vi voglio dire questo, vorrei stare io dove sta la Presidente. Sta a Tunisi, in Africa, per un incontro dei presidenti di tutto il mondo delle università della terza età. La professoressa Fra Leonardo è di Mola. Beh, vabbè, non dico più niente. Ma è Diciamo che la originaria conosco. di Conversano. Sì, quante cose ha vissuto a Conversano, ha studiato a Conversano. Allora, alla vicepresidente dell'UPTE, Rosa Maria Manghisi, affidiamo il messaggio della presidente nazionale. Però io voglio dire qualche altra cosa di mio, eh? Non mi potete limitare a dire. No, sarò molto breve. Allora, stavo dicendo che io ora ho di fronte a un altro tipo di alunni e sono, e siete voi, siete persone che io stimo tantissimo. Perché stimo tanto? Perché a una certa età, e l'età c'è, sentono il bisogno di coltivarsi, di acculturarsi, di imparare, di studiare, di apprendere sempre qualcosa di nuovo. E loro cosa fanno? Io le ammiro anche per questo, perché nel pomeriggio loro vincono la pigrizia, non si sprofondano nella poltrona a vedere trasmissioni tipo uomini e donne, tipo uomini e donne, tipo il paradiso delle signore, o a vedere una partita di calcio, gli uomini, mi riferisco agli uomini, ma loro si vestono bene, se sono donne si mettono il rossetto e a volte anche il tacco. Non trascurando l'arte della seduzione alla nostra età. Fanno una bella passeggiata, bella, igienica passeggiata nel pomeriggio all'aria fresca e vengono all'UPTE. Ma cos'è l'UPTE? L'UPTE è essenzialmente un luogo dove ci si istruisce, ma è anche un luogo di aggregazione, un luogo di accoglienza, un luogo di condivisione. Si ha la possibilità anche di intrecciare in relazioni interpersonali. Insomma, l'UFTE ci offre anche la possibilità di rendere meno noiose le nostre lunghe giornate invernali. E poi il tutto per tenere a bada la solitudine che a volte ci prende tutti, uomini e donne soli. Perché? Guardiamoci un po' intorno. Chi siamo noi? Che ci, se ci va bene siamo o separati o divorziati. Se ci va male siamo vedove e io sono una di quelle. Viva l'UPTE! Il corso d'inglese è seguito da 60 persone. Cioè, noi abbiamo queste classi inglese, diciamo prima volta nella storia dell'UPTE, avere in contemporanea a seguire la professoressa Manghisi 60 persone, ma gli iscritti al corso suo sono 80, Va bene, tantissimi. va bene. Allora, solo una parola e ti do il microfono e tu leggi. Divorziati, separati. Io mi sono sposato giovanissimo e sono passati 50 anni da quando mi sono Poche sposato. sono le coppie, coppie. No, ne stanno tanti. Poche sono le coppie, in genere siamo soli. Va bene, ora vi leggo il messaggio della signora Giovanna Fralonardi. Cari amici, avrei voluto tanto stare con voi per festeggiare questo anniversario di grande prestigio per l'Università della Terza Età di Conversano. Ma sono a Tunisi, dove si riunisce il Consiglio internazionale
di tutte le università della terza età, come rappresentante delle nostre università Federuni, che presenterò a tutti i rappresentanti delle università di tutto il mondo. Non sarei mai mancata al vostro anniversario se non ci fosse stato questo convegno importantissimo per le nostre scuole. Oggi per voi è un giorno speciale. Sono trascorsi 25 anni da che l'Università di Conversano è stata fondata e mi sembra ieri quando abbiamo fatto varie e costruttive riunioni per poter far nascere questa scuola degli adulti nel paese di Conversano, al quale sono particolarmente legata essendo nata qui. Ricordo le titubanze, i dubbi, ma anche le certezze e l'ostinato desiderio di Donato Verna, vostro fondatore e presidente, che si è impegnato tantissimo per tutto questo. Su questo solco hanno continuato tutti i presidenti che sono venuti subito dopo. Ricordo Maria Pia Attanasio, Maria Carrieri, tutti i membri del direttivo e in particolar modo il presidente attuale Giovanni Sibilia, instancabile, ve lo posso assicurare. Che si sta impegnando tantissimo affinché questa università sia veramente un'accademia di cultura, di socializzazione e soprattutto di istruzione di grande qualità. Sono convinta che questo anniversario sia solo uno dei primi tanti anniversari che saranno festeggiati in questa università, scuola degli adulti collocata nel panorama scolastico di Conversano. Questa università rappresenta veramente l'anello conclusivo dei vari tipi di scuola presenti a Conversano, che da sempre è stato luogo di grande cultura, sede di tutti i vari istituti scolastici frequentati dai ragazzi di tutti i paesi vicinori. Anch'io ho frequentato nel nostro liceo, contrassegnato dalla scritta Crescamus in illo per omnia. A Conversano ci siamo formati, siamo diventati quello che siamo e crediamo profondamente che l'unico elemento per far crescere un paese è la cultura, quella cultura che anche la nostra università contribuisce a far crescere. Con questo sentimento e con tanta gioia auguro a tutti voi buon venticinquennio, buon anno accademico e sempre ad Maiora con affettuosa stima. Giovanna Fralonardo, presidente Federuni. Beh, un altro applauso lo facciamo alla professoressa che ha letto veramente con convinzione profonda. Grazie.